Parta per bene. Ci diamo una bella pulita agli occhiali. Stavo dicendo, perché non vedo la mia immagine sulla webcam? Perché se magari la metto posto come si deve la cam, come sempre mi dimentico di silenziare il telefono. Arrivo, ragazzi, ci sono. Che son. Vediamo com'è la schermata che non mi ricordo e poi vediamo dove mettere il quadrettino della cam. Lascia. Questo è l'attacco pesante. Ciao Tatu! Tutto bene? Così si para. Visto l'arco. Bene, grazie. Così si schiva. Così ci abbassiamo. Così si corre, giusto? Yes! Mi ricordo ancora i tasti. Miracolo. Magari se carichi anche mi fai un favore. Ma se c'è voglia è gioco di caricare, se no. Vediamo un po'. Grazie per voi. Nuove ricompense. I fiumi lontani da razziare. Esplorare con il tuo equipaggio di vichinghi di. Ci sono anche nuovi talenti da ottenere nell'albero dei talenti. Vai a scoprirli. Hanno aggiornato, hanno aggiunto qualcosa da l'ultima volta. Bene, bene. E cosa abbiamo? Busto carolingio. Che bello. Ok. Mettiamo su questa armatura, non so dove cazzo l'ho presa, ma ce l'abbiamo. Scudo caro, lancia carolingia. Com'era così? Allora, se scende un po' come statistiche, però possiamo comunque potenziare. Per cui. Ah già, non ho ancora l'abilità di. Va bene.
Arco spartano. Talenti, vediamo qua. Allora, intanto spostiamo la cam. Stazione avanzate. Mettiamo in alto a sinistra, che non dovrebbe dare troppo fastidio. Ok, cos'è che abbiamo sbloccato qua? Dov'è? Prontezza guerriera. Inizia ogni combattimento con uno slot di adrenalina pieno. Buono. Scivolata dell'assassino. Tieni premuto il cerchio durante uno scatto per colpire i nemici con una scivolata e sbilanciarli. Ok, ci pigliamo questo. Vabbè, dai, ci prendiamo anche questo, già che ci siamo. Rotolata di risposta, però non possiamo prenderlo al momento. Qua cos'è? Assassino perfezionato. Sì. Ci serve per eliminare gli avversari più forti. Ok. Abilità per ora. Abbiamo trovato i libri. Ok, unta figlio di unta. Gifu. Kyoto l'abbiamo già eliminato. Questo è Wigmund. Scafo carolingio, polena carolingio, tutta una roba carolingio. Che cavallo? Ma quanta roba che ho preso. Però la cam è meglio a sinistra. Cioè, a sinistra, a destra. Ok. Chiedo scusa a queste piccole interruzioni. Bene, allora. Missioni. Ora cosa abbiamo da fare? Padre Impio parla con Leaf. Parla con Birna. Ok, vediamo qual è quella più vicina. C'è una razzia, però è meglio non farla ora. Ok, Birna qua, Leaf è qua, giusto? Sì. Allora facciamo il giro giusto. Ok, quindi di qua. Chiamiamo il nostro amico cavallo. Ah no, non lo... Ah, che pirla. Ero convinto di avergli già insegnato... Ho già fatto l'addestramento per farlo nuotare, invece no. Che figura di M. Nuota piccolo Eivor. Ma ho così poca vita. Altro qua c'è un punto di domanda. Lì c'è qualcosa da scoprire.
Andiamo a vedere cos'è. Ah, è il tizio che ci dà le informazioni. Ok. Vediamo se ci dice qualcosa di buono. Salute, viandante! Vuoi sapere qualche segreto della zona? I miei prezzi sono interessanti. Sì, va bene. Allora, attrezzature, libri del sapere, lingotti manufatti misteri. Libri del sapere. Ecco, mostrami la tua mappa. C'è un posto. Qui. Qui, ah, qua, ok. E dopo ce lo andremo a prendere. Qui intanto. Di là c'è un punto di sincronizzazione. Synchronization. Vorrei raccogliere anche un po' di piante per curarmi, perché ho veramente poca vita. Si allungano e le unghie crescono ancora, anche se il corpo è freddo. Ah, l'ho visto io stessa. Ma no, non è vero. Cosa credi? Che resti un po' di vita anche nella morte? No, sono esalazioni del corpo. Gli odori. Eccoci qua. Erborota amica! C'è un covo di sassone proprio qui. Stiamo per ripulirlo a dovere. Nessuna pietà. Beh, meno zecca il tuo cespuglio, meno ti gratterai. Io la vedo così. Come ti sei unita all'armata di Sono? Giunsi in Inghilterra ancora prima di Guthrum, Ivar, Uba. Vivevo di contrabbando alle spalle di chiunque. Mentivo, rubavo e ne pagavo le conseguenze. Era una vita dura, ma imparai a combattere il dolore, mandandolo via con le risate. Quando Soma mi accolse, intravide la parte migliore di me. E io mi resi utile votandomi a cause più nobili, mi resi utile ai suoi progetti. Dunque nessuno ti riteneva degna di fiducia, a parte lei. Esatto. Ed è proprio ciò che adoro di lei. Io adoro. Adoro tutto di lei. Tu sembri divertire e allietare il clan. Che ne pensa, Soma? Se sapessi leggere nella testa delle persone, la mia vita sarebbe una noia totale. È vero che gli facciamo tutte queste domande perché dobbiamo trovare il traditore. A
modo suo, ma non come io vorrei. Un'amara verità è più sopportabile con un sorriso, sai? Ridere in faccia alla sofferenza è un atto di ribellione. Cosa ne pensi degli altri guerrieri di Soma, Galin e Liffa? Oh, Liffa, un fascino animalesco. Se fossi un albero, lo inviterei a esplorare le mie fronde e a riposarsi su di me. Si proclama un uomo d'onore, ma un uomo d'onore non appicca incendi con il solo intento di spegnerli per farsi stare. E Galin, le sue prediche hanno un piede artistico, ha una presunzione che personalmente trovo ammagliante. Parlare è piacevole, ma intanto i sassoni potrebbero sfuggirci. Dovremmo andare in avanscoperta. I miei uomini staranno in attesa e interverranno in caso di imprevisti. Riusciremo a farla stealth? Ma chi lo sa? Battere con te sarà esaltante e potrò ammirarti da vicino. Non avvicinarti troppo. Potrei farti un occhio nero o qualche livido. Perderesti in braccio prima che i lividi compaiano. Meglio non attirare l'attenzione. Quando ti servono delle piantine, non ci sono mai. Pessima idea. E due. Minchia che cecchino. Ma qua da dove cazzo si passa? Non c'è un buco. Poter entrare. Chi è che non m'hai visto? No, non m'hai visto. C'è nessuno. Oh, intanto abbiamo recuperato vita grazie alle piantine. Salve. Salve. Ancora non ti hanno visto. Non tutti hanno il tuo dito da volpe. No, che peccato. Ok. Così. Plasci. Facciamo scorta di piante. Ok, lì sono in tre. Ma quello era da solo. Era solo soletto. Avevo visto volare qualcosa, mi era quasi sembrato una persona. Al posto di un uccello, vabbè. Me.
Ma mi hanno visto? E cazzo fai? Eccolo lì. Ma dicendo, che cazzo fa? Ti rasce così. Hai paura? Non cedete terreno! Avrò la tua vita! Ok. Ma chi era? Ah, ecco com'era. Tanto mi dimentico le cose. Ogni tanto mi devo ricordare i tasti. Avanti, mi farò una collana con i vostri denti. Ma la stavamo facendo tutta bella stealth. Che c'è un punto là? Che ci ho lasciato qualcosa? È la tua fine! Ah, è uno da rianimare. Sono soffici come lana. Nessuna forza sovraumana. Sono solo precisa. Lo è anche il fulmine, ma non è silenzioso. E niente. Lo stealth è andato a farsi benedire. Non guasta. Cos'è che c'è? Cos'è che c'è? Di preda forziere. Armatura da cacciatore, perfetto. Very good. Ma c'è anche un bel librone del sapere che è qua. Ma ci serve la chiave. E dove cazzo è la chiave? Tanto c'è qualcosa qua dentro. No. Ah no, è lì. Ok. Niente. E allora quando non c'è niente noi prendiamo, facciamo così, facciamo la torcia e ci diamo fuoco.
Questo gli stava andando a fuoco la casa, non si è accorto di nulla. Bene. Perché sono svegli e... i sassoni qua. Hai voluto. Muori. Tutti sistemati. Ah, la solitudine dopo il massacro. Tieni gli occhi aperti. Niente distrazioni. Squarci e sventramenti con armi affilate. Indica Ghost Kill. Si direbbe una tipica lama sassone. Cioè? Confermo uccisione. C'è sta cosa? È nuova? Ok, ma noi resta il mistero che ci serve una cazzo di chiave. Giro giro tondo, casca il mondo, casca la fortezza. E minchia là sopra. Troppo caldo. Lo so. Preso fuoco. Ho osato banchettare al fianco di Odin. Ok, ci siamo spenti. Ah, la solitudine dopo il massacro. Peccato solo per l'odore. Corpi che si smardano addosso. Bloccata. Devo andare dall'altra parte. Ah, ce l'abbiamo la chiave allora. Abbiamo raccolta non so dove, come, quando e perché. Nuova abilità, scatta e scaraventa. Lettera da Wigmund Dane Radwald. Accludo un piccolo dono per mostrare la mia gratitudine per ciò che hai fatto. Gli uomini sono ben addestrati e pronti a combattere. Non ho mai visto un gruppo di soldati tanto pronti a riconquistare ciò che è loro di diritto e a difenderlo in futuro. La tua fedeltà non ha pari e so di poter contare sul tuo costante sostegno. La vittoria sarà nostra, Wigmund. Direi di no, ma va bene. Hai combattuto bene, Birn. Mi stai adulando, Eivor? Adulando? Io? Rilassati, Drengr. Ci vediamo a Grandbridge. A Grandbridge. Ok, lei l'abbiamo aiutata. Ui. Ok, ora dobbiamo andare qua.
Tanto vediamo. Inventario. Armatura da cacciatore. Abbiamo preso due bei punti talento. Furtività. Attacco in corsa. Oh cazzo, questo sì che è bello. Ok. Mettiamolo sulla X. Sulla X. Sì, l'ho già puntato, sì. Chiamiamo il nostro bel cavallino. Vai cavallino, vai. Ho finito la stamina. Hopla, hopla. Dalla bocca di quel prete esce un gran vento di tempesta. Bisogna farlo tacere. Conosci i venti di tempesta? Eivor, un bel giorno per una gita. Soma ha detto che ti avrei trovato qui. Qual è il piano? Vogliamo liberare il mondo da un prete che vomita lodi per l'Aldermanno e che riversa le offerte negli scrigni di Wigwood. Quindi, ecco il piano. Entriamo, scozziamo il prete e torniamo da Soma. Farà infuriare Wigwood. Perché ti sei unito all'armata di Soma? Siamo sbarcati in Inghilterra insieme a Guthrum. La grande armata d'estate, così ci chiamavano. Poi Guthrum andò nel Wessex e Soma si propose come Jarl. Avrei voluto farlo anch'io. Cosa faresti se fossi tu lo Jarl? Condurrei la città a modo mio. Non darei molto peso alle opinioni di Birna e Galin. Diffidi di loro? Non dico questo. È che Birna ha i piedi ancorati a terra e Galin ha la testa fra le nuvole. Se dovessimo affrontare pericoli mortali, temo che nessuno dei due sarebbe in grado di guidarci. Tu c'eri quando Guthrum ha nominato Soma Jarl. Com'è stato? Ero felice per lei. Con Soma al comando, l'argento ha iniziato a scorrere e la gente a danzare. Il commercio è il suo pane. Certo rimpiango di non essermi fatto avanti e di non aver ricevuto l'onore di guidare la città. Ma è acqua passata. Soma è la mia Jarl e io le ho giurato lealtà. Non c'è Dio che possa farmi cambiare idea. Che doti servono ad un abile costruttore navale? Pazienza e amore. Conosco le mie navi come un padre conosce un figlio. Ma serve anche molto argento per costruirle. Legno solido, velame resistente, pitture costose. Il giallo che uso, per esempio, deve essere importato. Un prezzo alto per un colore vivace. Credo sia per questo che qualcuno mi ha rubato della pittura. Dannati ladri. Grazie della chiacchierata, Leif. Ora pensiamo al nemico. Hai ragione, hai ragione. Il lacchè di Wigmund avrà ciò che si merita. I miei guerrieri distrarranno i soldati sassoni di guardia. Noi due troveremo il prete. Mostra.
Così ci curiamo. Cazzo, era per mettere il mantello, no? Spiega le ali, sì. Ok. Sai, preferirei di gran lunga un approccio più diretto. Ma per te proverò una cosa nuova. Quale onore. Ora fa silenzio. Quest'area è controllata. Il prete di Wigmund è nella chiesa. È una piccola entrata. Ok, da lì è una zona per filarsela. Non ti vogliamo qui. Lì non ci si può arrampicare. Pure dovrebbe esserci un'entrata qua da qualche parte, porco ma pompolo. Io non ho toccato civili. Avanti. Suino. Non da me. Oops. Quel prete ha finito di avvelenare la contea di bugie. Ora andiamocene. No. Nuova abilità, trappola di polvere incendiaria. Ok. Togliamo un po' di oggetti.
sto chiuso. Ok, di qua non c'è niente. Lettera da Wigmund. Padre Cuthbert, voglio ringraziarti per il sostegno continuo. Devo ammettere che mi compiaccio dei tuoi discepoli. Sono dotati di un'obbedienza che sospetto possa derivare solo dalla tua saggezza e dalla tua guida. Non mancare di inviarmene altri. È un piacere parlare con giovani tanto vitali, avidi di insegnamenti sull'ordine degli antichi. Hanno molto da guadagnare e il loro contributo alla nostra grande causa è molto meno accetto. Ogni tanto mi incastro. Resta dove sei. Che cattiveria. Forziere. Avanti, fate come me. Dio mi ama. Ma se lo dici tu. Aio. Ti sfiderò all'inferno. Ecco come si fa. Mi sento la gola un po' secca. E tu? Tu sembri avere più sete di una balena. Se bevi più in fretta di me, vinci la somma. Ma davvero? Ci sfida una gara di bevute nel mentre brucia tutto qua. Dai, beviamo. Mostra le tue monete. Facciamo sul serio. Diamo 100, dai. Non compensa il mal di testa. Alza il boccale. Allora, cominciamo. Merda. Non buttarti nel barile, va bene? Merda. Abbiamo vinto. Posso bere più di un'ora. Vieni, se vuoi una dimostrazione. Ma che bello, tutti belli ubriachi. Mi scusi, ma qua è andato tutto a fuoco. Mi scarico. Sì, lo so. Non mi interessa. Ho già finito la missione.
Venga quel signor lì che sono un po' ubriaca. Ok. Passa in fretta la sbronza. Ben fatto. Abbiamo sistemato l'uomo di Wigmund. Ebbene sì. Ti sei dimostrata una valida alleata. Ci rivediamo a Grantbridge. Ok. Ma forse è meglio di no. Forse. Questo si può fare. Grantbridge è qua. Qua ci sono dei tesori che non abbiamo preso, non so perché. Però io direi, visto che siamo qua, no? Andiamo a prenderci sti puntini blu e bianchi, così ci rileviamo dalle scatole. E poi andiamo avanti con la missioncina. No, non mi dire che sono entrato in una zona. Vabbè, siamo proprio sul confine. Ok. Signore e signora. Ah, oddio. Ho capito cos'è questo. Oh, porco Giuda. Di solito c'è una scritta qua. Devo informare i Wufinga che egli è tra loro e vive nelle tracce dei Nephilim, i giganti guerrieri che combatterono per il Signore nei tempi antichi. Hanno tramandato la loro presenza perché la sua luce giungesse fino a noi, la luce degli angeli che si stende su tutta la terra. Sento la sua potenza, mi chiama mio prediletto e mi rasserena. Ad egli io rispondo con la preghiera, la fede e diventando una sua voce. Che dobbiamo rifare questo segno qua. Allora, vediamo se ci riusciamo. Eccolo lì. Primo colpo. Luce e calore. Ok, ci siamo presi un bel punto talento. Intanto stiamo recuperando anche vita. Più o meno, un po' lentamente. Olè. Perfetto, poi qua cos'altro c'era? Un altro punto blu. Oddio. Stavo per lanciarmi giù praticamente. Nel vuoto col cavallo, no!
cavallo. Io mi spezzo la schiena in campi per quell'orzo. Ma io ho costruito il silo e vado agli affari. L'orzo finirebbe per marcire. L'orzo in quel silo è frutto del mio sudore e del mio sangue. Sì, e l'argento che tu ricevi è frutto delle mie vendite. Ma li tieni quasi tutti tu. Il mese scorso hai guadagnato 1000 pezzi e me ne hai dati 200. La differenza mi spetta di diritto. Io concludo gli affari e mi occupo delle tasse, ore e ore di contrattazioni. Tu, danese, dici chi è il più meritevole? Il bracciante che coltiva l'orzo o il mercante che riesce a venderlo? Figa, dobbiamo far da giudici. Il guadagno va diviso equamente. Chi si spezza la schiena merita di più, chi procaccia gli affari merita di più. Non importa. L'argento va diviso equamente. E quale siamo per la parità. A tutti quegli affari, alle trattative, alle scartoffie. Lui non venderebbe mezza spiga. Quell'orzo non esisterebbe senza di me. Ed è famoso in tutta la Mercia e nell'Essex. La broda di Seppi, dal campo al boccale. La situazione tra questi due fratelli è molto tesa. Vorrei che i nostri genitori fossero uniti come una volta, quando il silo non c'era e l'orzo era di tutti. È stupido discutere su chi guadagna che cosa. Siamo stanchi, si azzuffano come cani. Cani che non si ricordano nemmeno perché abbaiano. Non fanno che discutere. Ricordo che un tempo l'orzo ci dava solo gioia. Era un dono. Con il suo profumo e il suo tocco delicato. Salute, amico. Non so cosa fare, non sono in me della rabbia. Fa un respiro, sorso di birra e goditi il tuo lavoro. Un'amicizia vale molto più dell'argento. È impossibile, Temo, il mio sangue ribolle. Il mondo deve sapere. C'è un solo modo per risolvere la questione con onore. Un duello. Sì, hai ragione. Al diavolo, lo farò pentire. Assaggerà la forza di un bracciante. Dannato. Sì, sì, io intanto risolvo la situazione. Guarda come si fa. Vieni qui e combatti. Ora è meglio filarsela. Oddio. Fa fuoco. Sta all'erba. E quindi ce ne siamo liberati. Non ha fatto che dividerci. Ma oddio, sta lì dove si nasconde. È vero. Tempo eravamo entrambi così felici. Forse ora qui dentro c'è qualcuno. Bambini, la vostra famiglia è sempre stata così litigiosa. Sì, da sempre. Ma forse le cose cambieranno grazie al tuo intervento, anche se è stato drastico. Grazie. Che bello aiutare una famiglia facendo esplodere il silo. Qua c'è un punto bianco. È molto meglio così. I nostri padri avrebbero litigato. Ui, cori, cori, cori. Arrampicati bene. Ok, dobbiamo far saltare quella porta.
c'è, eccole lì. Mi ricordavo che c'era qualcosa da usare. Ok, ah, non si arrampica, porca puttana. Che cazzo si faceva? Ah, da qua forse, aspetta. Sali, sali. Su, su, eppala. Minchia, che agilità, Eivor. Allora, potrei lanciarlo, ma siccome ho una mira di merda, è meglio fare questo. E niente, ci devo per forza entrare nel fuoco, eh. Eccolo qua. Manufatto romano ottenuto. Olè. Perfetto, ora... Allora, di qua c'è un monastero, però a livello 90, quindi per ora non è molto fattibile. Qui ci sono dei tesori. Qui c'è un punto bianco. Allora, tanto noi dobbiamo andare qua, giusto? Ok. Quindi io direi... andare qua, fare tac 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 e andare lì. Ok, segniamoci il punto. E cavalchiamo. Un'influenza maligna qui. Dove? Sopra? Sotto. Nota insanguinata, Warden, io ti invoco. Ho costruito queste aste della maledizione per scatenarle contro i danesi. Che i loro occhi marciscano a questa vista, che i loro polmoni brucino e che i loro intestini si svuotino in preda al terrore. Scacciali oltre il mare finché non faranno ritorno alla loro terra del demonio. Minchia, che gentilezza.
Opla. Ok. Potente da stendere tutti ed è pieno. Oh, sì, è proprio un bel pugno. Piccoli, cos'è questo pugno di cui parlate? È quello del nonno. Fa attenzione se non vuoi assaggiarlo. Sono certa che la mia forza lo terrà a bada. L'abbiamo già sentito dire a tanti, ma a lui basta un pugno, uno solo. Un punch! Come un lupo che ulula con la mano. Beh, questo pugno mi ha incuriosita. Cazzo sei, One Punch Man. Il tuo destino si avvicina. Nonno, qui c'è una persona che vuole provare il tuo pugno. Salute. Sì, sono incredibilmente forte, ma non credo sia il caso di parlarne. Se sei un Drengr, raccontiamoci storie di battaglie. Beviamo dell'idromele e condividiamo la nostra saggezza. Vuoi un po' di saggezza? Non diventare un eroe come me. Questo pugno è una maledizione. Questi bambini mi hanno incuriosita. E il tuo spirito calmo ancora di più. Ti prego, credo di sapere dove vuoi arrivare, ma non è affatto necessario. Dovresti andartene, sai. Oppure il suo pugno ti schiaccerà tutta la faccia. Bambini, non dite queste cose. Io non voglio usarlo. Voglio vedere il mio. Lo sconfiggerò con i miei unici colpi. Ah, temo che nessuno dei due si divertirà. Io sì con me. Sono stanco. Io ho cercato di avvertirti. No, porca troia. Ecco, come promesso. Facile vittoria per il mio pugno. Ho vinto ancora. Perché? Torna se vuoi subire un'altra inevitabile sconfitta. Ma io vorrei risparmiartela. Il mio pugno potrebbe... Ehi, sono tornata. Capisco. Sì, è così. Sono ansiosa di provare questo pugno. Questo è un momento molto triste. Saluta i tuoi denti. Ora basta! Sono stanco. Ma no! Ecco fatto, come promesso. Facile vittoria per il mio pugno. Ho vinto ancora. Perché? Torna, vuoi subire un'altra inevitabile sconfitta. Ma io vorrei risparmiartela. Ehi, sono tornata. Capisco. Sì, ecco. Che ce la devo fare, oh. Non hai speranze. Io ho cercato di avvertirti. La delusione che proverai sarà anche la mia. Anche oggi è andata così. Ma no, ma l'avevo... Ecco fatto, come promesso. Una facile vittoria. Ma porca di quella grandissima zoccola. Ho vinto ancora. Perché? Torna se vuoi subire un'altra inevitabile sconfitta. Ma io vorrei risparmiartela. No. Ehi, sono tornata. Sì. Il tuo tempo è scaduto. Sono stanco. Anche oggi è andata così. Oh.
Non ero mai stato battuto. Sono incredulo, stordito. Non credevo fosse possibile. Il mio pugno non ha vinto. Ti concederò i tesori che negli anni ho tristemente accumulato, schiantando il cranio degli avversari con il mio pugno. Ora sono libero dal mio fardello. Potrò vivere la vita normale che mi è sempre stata negata. Che gioia! Saluta l'Adermando. L'Aldermanno Wingmond. E ai nobili della contea, io, Werfrit, concedo ai miei discendenti i diritti sui miei possedimenti. Erediteranno la terra che conservano sotto il dominio di Dio qui nel Grand Prince. Con questo scritto confermo i passaggi dei miei titoli e della mia terra dalla mia mano alle loro mani. E a essi dico: vivete a lungo e trovate la gloria. Vi lascio in amicizia. Meno male. Ecco il suo tesoro. Con quel pugno si è fatto un mare di ricchezze. Una borsa di denti. I bambini hanno tenuto una collezione di ricordi. Rapido elenco di guerrieri sconfitti. Confusa scrittura infantile. Ivar, il senza ossa, non ha avuto scampo. Alfdan Ragnarsson, un solo colpo l'ha spedito nell'Eorvishire. Fulke la paladina, il suo occhio è stato sistemato. Leofrit, la sua mascella si è spezzata come un rametto. Soma non era pronta al bacio del pugno. Che ne hai battuta di gente, amico. Narrazione al massimo. Ok, e anche questa l'abbiamo completata. Suono di One Punch. Okay, qua c'è un punto di domanda. Andiamo a prendere un po' di informazioni. Altre informazioni per te. Ti ci posso mandare o devo aspettare? Ah, minchia, ora quanta roba c'è ancora da prendere qua nel Grand Prince-shire. Questa è l'Anglia. Lì è meglio evitare. Ok, dai. C'è un puntino bianco qua. Non l'avevo mica visto. Piove, guarda come piove. E noi cavalchiamo sotto la pioggia. Aio.
al biondo giovane che suona il flauto. Tu non sai chi sono, ma il mio udito è stato benedetto dalla melodia della tua musica. Non ho mai sentito suonare il flauto con tanta emozione. Le tue canzoni sono tanto belle quanto tristi, ma mi rasserenano come non saprei descriverti. Non ho potuto non notare che suoni nella notte senza un pubblico. Sei timido? Non esserlo, la tua musica può giovare al cuore e curare lo spirito. Io suono la lira. Non sono dotata quanto te, ma forse potremmo suonare insieme un giorno. La tua ammiratrice, Milzwit. Te capi? Chiunque sia si è fatto un ammiratore, un'ammiratrice. Mi scusi signorina, non voglio importunarla, ma devo raggiungere il suo piatto. Hoppla. Serena. C'è sempre lo stesso errore. Ok. Il nostro cavallo è qua. Cavallo. Fallo il cavallo. Ok, però prima di fare la missione lì voglio fare un'altra cosa. Allora, metti via sto cazzo di arco. Niente, ho detto. Insetti come te non strisserebbero fuori dalla pelma se Wigmund stesse bene. Parla. È successo qualcosa. Su, Eivor. Vai. No! Che male! Allora. Che due coglioni quando non riesci ad arrampicarti. No, me lo son perso. Oh, che due coglioni. Sti foglietti volanti. Vabbè. Lo rifacciamo dopo.
il piano ha funzionato. Uno dei capitani di Wigmund. L'abbiamo preso vicino a Durolipolte. Ricordatevi, non dovete uccidere. Divertitevi. Io penserò alla prossima mossa nella Casa Lunga. Oh, povero piccolo, dove si nasconde il tuo paparino? Pagani senza Dio. Grantbridge è un feudo di Lord Wigmund di Walden. La città è sua di diritto. Tenero soldatino. Non sa ciò che i pagani fanno ai cristiani come lui. Non l'hanno informato, pare. Può scoprirlo da noi. Guarda che mani carnose. Potremmo farci un paio di guanti. E il suo cuore? Quanto peserà il cuore di un tale omaggione? Tanto da sfamarci una famiglia. Tagliamogli la gola e irrighiamo i frutteti col suo sangue. Buon Dio, no, no, no! È sull'isola di Ili! Wigmund è nel monastero, lo giuro! Pensavo che ci sarebbero volute ore. Leghiamolo e lasciamolo a marcire. Bastardi porci danesi! Il mio signore vi spazzerà via, tutti quanti! Che Dio abbia pietà! Non male che aveva detto non uccidetelo. Questa serpe stava per lanciare una maledizione. Un rischio da non correre. I cristiani non maledicono. Wigmund è sull'isola di Ili. Dirò a Soma ciò che sappiamo. Di me. Se vengo lì e ti batto. Eivor, cosa aveva da dirci il tirapiedi di Wigmund? Wigmund è al monastero dell'isola di Ili, nascosto tra i topi di chiesa. Devo pianificare l'attacco, ma non lo potrò affrontare finché avrò un traditore sotto il mio tetto. Dunque, cosa hai scoperto? Birna è innamorata di te. L'amore non corrisposto è imprevedibile. Birna è sempre stata imprevedibile, ma è una guerriera matura. Non si lascia trasportare dalle emozioni. Birna viveva di contrabbando, una vita senza onore. C'è dell'onore anche più sgarbato. I danesi lo sanno meglio di tutti. Birna si preparava a viaggiare la notte dell'attacco. Sì che volesse abbandonarci. Sono certa che se ne volesse andare. Leif voleva diventare Jarl. Essere al tuo posto. Leif ha un posto d'onore tra quelli del mio clan. È un costruttore senza pari e sa che glielo riconosco. Leif non approva come governi la città. La città è fiorita grazie a me e le sue navi ne hanno più che beneficiato. A Leif è stata rubata della pittura gialla. Il giallo è difficile da creare. Era furente quando ha scoperto il fuoco. C'era un secchio che conteneva pittura gialla accanto alla rampa di una nave. Il giallo era un riferimento per gli assalitori. Uno strano momento per tinteggiare. Ma è il suo lavoro, no? Galin dà estrema importanza alle sue visioni. Ne è ossessionato. Le visioni sono come lui. Hanno significati diversi a seconda di chi guarda. Per Galin sono molto importanti. Galin mi ha detto che l'hai trovato in punto di morte e l'hai salvato. Sì, pensavano tutti che fosse maledetto. Era a largo, alla deriva. Ma tutti meritiamo un nuovo amore, non credi? Ho trovato della pittura gialla fresca sulla nave di Galin il giorno dell'attacco. Perché ha usato un colore diverso rispetto alle nostre navi? Un
testimone ha visto qualcuno correre fuori dalla città verso il fiume, poco prima dell'attacco. Ha potuto capire chi fosse? No, per via della nebbia. Ma chiunque fosse sapeva cosa stava per succedere. Ho trovato diverse urne vicino al tunnel e l'apertura era segnalata da un marchio giallo. Chiunque ti abbia tradita ne ha marchiato di giallo l'ingresso e ha aperto la via ai sassoli. Che è qua, abbiamo detto... No! Torna Andrea. Ho tutte le prove che ci servono. Hai indagato in fondo. Chi mi ha tradita? È stato Galin. È stato Galin a tradirti. Ne sei sicura? Sarà la prova più dura di tutta la mia vita. Stammi vicina, Eivor. Avrò bisogno di te. Anche perché lui ti insospettisce fin da subito, perché è l'unico dei tre che non viene catturato dai sassoni. Come farebbe un capo? Lui è l'unico che riesce a fuggire e lo ritrovi in mezzo ai lupi. Cioè, oddio, in mezzo. Su una torre in mezzo ai lupi. Fratelli e sorelle, miei guerrieri, oggi ci assicureremo di non dover mai più patire esperienze simili. Uccideremo Wigmund. Ma non tutti, poiché non si sopravvive all'inverno con un sudicio ratto nella dispensa. Gai. Tu mi hai tradita, Galin. Non è vero! Soma, sei la chiave della mia visione! Devi condurmi al mio destino! Innalzarmi verso il trionfo! Non confondere la realtà con le tue storie di fantasia. Io non ho visto segni del destino. Ciò che ho visto è stata la mia gente massacrata, la mia città profanata e i tuoi deliri fomentare la distruzione. Come hai osato pensare che il tuo destino, la tua grandezza, fosse più importante della nostra? Credeva troppo nel fatto e non abbastanza in me. E Galin è morto. Mi sento come se mi fossi strappata un braccio. Per quanto meritata, la morte di Wigmund non ricostruirà la tua famiglia. Credi che non lo sappia? L'ho fatto per i miei seguaci. Chi è con me ha giurato. E chi tradisce soffrirà. Ci accamperemo presso la costa dell'isola di Ili. Raggiungici là. Su una spalla porta tutto il peso del comando. E sull'altra il vincolo con la sua gente. Ma ora il vincolo è caduto, spezzando il suo equilibrio. Passeranno molti anni prima che possa ricostituirlo. Eppure si è tolta un fardello. È più leggera. È una Jarl, non un'amica, Eivor. Sbaglia a credere di poter essere entrambe. Che è il saggio dei saggi. Grande Odino. Allora, ragazzi. Suoli belluoli. Allora, intanto andiamo a vedere le cosucce qua. Codice Washax. Ok, inventario. Cosa c'è di nuovo? Un cazzo di niente. Vabbè, ci abbiamo chiave della chiesa di Walden, manufatto romano. Ok, ma di talenti ne abbiamo 5. Allora, mi hanno detto che stavamo andando a sbloccare questo. Ma perché no? Ma che? Ma no! Ma dai! Ok.
Poi questo, ultima possibilità. Oh, ma qua? Trasporto dell'assassino. Tieni per trasportare automaticamente il corpo dopo un assassino riuscito. Scatto navale. Per aumentare improvvisamente la velocità della nave sacrificando vigore. Ma ce ne ha, c'è altra roba così? Scusate. Sì, qua. Cacciatrice di frecce. Eivola una maggiore probabilità di recuperare frecce dagli arcieri. Protezione collettiva. Quando sei al comando della nave, l'equipaggio alzerà gli scudi insieme a te. Oh, figo. Cazzo, sta roba è figa. Fighissima. Di punti mi sono rimasti uno. Vaffanculo. Io direi che la prima che ci prendiamo è questa. Poi, abilità. Questa cos'è? Trappola di fuoco, abbiamo detto. Trappola di polvere incendiaria. Sì. Questa la segniamo subito. Mettiamo sul cerchio. Ok. Abbiamo fatto. Ok ragazzuoli, io vi saluto. Oggi live cortina, ma va bene così. E niente, ci vediamo stasera. Tanto salviamo. Ok, abbiamo salvato. E niente ragazzi, ci vediamo stasera. Io vi auguro una buona serata, una buona cena. E basta. Alla prossima. Ciao. Ciao.